E ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Finita la nostra vacanza in Basilicata, siamo tornati su al nord, che è casa nostra, però ci siamo voluti fermare a pranzo a Termoli. Prima cosa strana, 17 agosto, pochissimi posti aperti per pranzo, e già lì, strana come cosa, no? E abbiamo trovato un posto che è affiliato addirittura all'AIC, che si chiama La Voce del Mare, il quale era aperto. Abbiamo chiamato un'oretta prima: salve, possiamo venire? Ho detto sì sì, venite senza problemi, offrite senza glutine, sì sì sì, e va bene, siamo andati. L'esperienza devo dire non è stata positiva, ma lascio parlare il video. Alle mie spalle potete vedere La Voce del Mare, il locale dove siamo stati a pranzare oggi, che è il 17 agosto e stiamo tornando verso nord. Allora, l'esperienza è stata negativa nel senso che sono seduto al tavolo, nonostante sia un locale affiliato all'AIC, sono seduto al tavolo, ho detto cosa avete senza glutine, ci sono stati 5-6 secondi di silenzio con la cameriera che mi guardava tipo così. E dopo ho detto abbiamo riso, pasta. Dopo ok, dopo sono andato a ordinare un riso alla marinara, ho detto sì, senza glutine, e mi fa ridendo senza glutine il riso, sì. Come dico, già lì mi ero un attimo insospettito. È arrivato il riso, come avete potuto vedere era più un riso in bianco con qualcosa di pesce che altro. E poi niente, mancava sale, era corto di sale, ma vabbè, ci sono cose che ci possono capitare. 20 minuti per ordinare. Abbiamo aspettato 20 minuti, esatto, per ordinare, solo per ordinare, per dire cosa volevamo prendere, dopo altri 40 minuti per cucinare un semplice risotto ai frutti di mare. E niente, abbiamo pagato un totale di 26 euro, che secondo me è esagerato per quanto abbiamo mangiato. E soprattutto una cosa che, come vi ho detto appunto oggi, 17 agosto, mascherine, che dovrebbero essere obbligatorie, nessuno nel locale ce le aveva, nessuno che lavorava nel locale, perché i clienti ce le avevano tutti. Non vi consiglio La Voce del Mare a Termoli, mi dispiace, andate in altri posti. E vorrei fare una provocazione: come mai ci sono pochissimi posti senza glutine aperti a pranzo a Termoli ad agosto? Sappiatemi dire. Ecco, avete visto un po' com'è la situazione. Io non so se sia davvero dovuto al Covid, perché era agosto 2020, non so se magari sia stata la giornata nera, però devo dirvi che non mi sono trovato bene. Non mi sono trovato bene né per la qualità del cibo né per, diciamo, rapporto col cliente celiaco. Spero per loro che ci sia un cambiamento in futuro, però io devo giudicare quello che ho visto, quindi mi sposto un attimo. E io devo dare due spighe alla qualità, due spighe alla sicurezza e due spighe al prezzo, purtroppo. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!